Allora, premesso che all'incrocio tra Via Verdi, Via Mottella, Via Bersai, Via Costantini insiste una rotatoria realizzata 15 anni fa dall'amministrazione Olivieri, che tale rotatoria non prevede alcuna segnaletica orizzontale né verticale per consentire il traffico ciclopedonale in maggiore sicurezza e che qualche incidente, fortunatamente non grave, è già avvenuto in passato. Nel 23 in Italia gli incidenti mortali a danno di pedoni sono stati 440 e quelli dei ciclisti 197. Le strisce nel nostro comune non sono segnalate adeguatamente con più efficaci mezzi e la presenza di polizia urbana sulle nostre strade è assai rara, come altre volte ricordato in questo consesso da chi mi ha preceduto. Pertanto si chiede quali utili provvedimenti intenda mettere in atto la signoria vostra al fine di accrescere il grado di sicurezza per la circolazione ciclopedonale all'interno del territorio comunale di Nogara. Grazie. Bene, allora rispondiamo in due a questa interrogazione, nel senso che io ti do la risposta amministrativa politica e Alessandro quella tecnica, visto che ha seguito l'argomento come assessore, come suo assessorato. Allora, cerchiamo di prestare il massimo di attenzione ai ciclisti, al fatto che la gente possa attraversare la strada sulle strisce ben evidenziate. Cioè, questa è una raccomandazione che faccio sempre. Delle volte non abbiamo magari i mezzi per poter intervenire adeguatamente da subito, ma come consigliere vorrei che stia tranquillo che dove possiamo agiamo e dove avete delle segnalazioni da fare, fatele pure, perché cerchiamo di risolvere il più possibile problemi di questo tipo. Sono consapevole che servirebbero più ciclabili. Abbiamo dei paradossi, cioè secondo me, io sono d'accordo con la vostra linea, cioè ciclabile vicino alla strada uguale sicurezza. Abbiamo una ciclabile che sta facendo il giro del lago, cioè sarebbe il giro del lago di Garda, dove invece ci sono dei comitati che dicono no ciclabili perché deturpano l'ambiente. Allora, Siamo qua, mia al no, no, lago, per, sindaco. Qua siamo mia al lago, no, ma. sindaco. Cioè, voglio dire, adesso. No, ho portato solo un esempio per Sì, dire che ma non non pensi che qui sempre. si crea un comitato contro la ciclabilità. Adesso, No, porta pazienza. no, però mi è venuto da sorridere, riporto solo un aneddoto, no, dove dici no, facciamo la ciclabile per fare sicurezza, sono d'accordo, è stato fuori quell'altro a dire no, ma mi deturpi l'ambiente. Vabbè, ecco, era solo così un Beh, cenno. sullo gara credo di no, No, sindaco. beh, no, su una gara no, però Beh, il non penso problema. che nasca un comitato qui contro la ciclabile. Però Cioè. i problemi che abbiamo su Nogara, da un certo punto di vista, sono inferiori rispetto per esempio a quelli del Lago di Garda. Cioè noi non siamo presi d'assalto da ciclisti, però vorremmo esserci. Perché se vanno avanti alcune progettazioni intercomunali per fare dei ciclabili che magari ci portano verso la località del Lago di Garda, a me farebbe piacere, perché non è escluso che magari qualche turista arrivi anche fino qua e non si fermi in zona lago, zona Verona, ecco, questo ci stiamo un po' lavorando. Bene, prego, Assessore. Assessore Andreoli, allora abbiamo già fatto un primo step in autunno e vorrei elencarvi comunque, perché è vero che ci sono delle criticità, però insomma non proprio dappertutto, lì dove hai evidenziato tu, di sicuro sì. Comunque intanto ti rispondo, ti rispondo, ti dico appunto dove siamo intervenuti la volta precedente. Allora, in via Galileo Galilei, strisce longitudinali, fasce d'arresto e parcheggi. Via San Francesco, strisce longitudinali, zebrature, parcheggi, attraversamenti pedonali. Via Gramsci, strisce longitudinali, fasce d'arresto e zebrature. Via Gasotti, passaggi pedonali. Via Maso, da semaforo a rotatoria, strisce longitudinali, fasce d'arresto, zebrature e attraversamento pedonali. Via Vittorio Emanuele III, da rotatoria a stazione ferroviaria, strisce longitudinali e attraversamenti pedonali. Via Canove, strisce longitudinali, rotatoria statale 12 S10, strisce longitudinali a zebrature. Via Brancon, da rotatoria a corsia di decelerazione per svolta, strisce longitudinali e zebrature. Via Kennedy, attraversamento pedonale adiacente alla regionale 10 e via 25 Aprile, attraversamento pedonale adiacente a tutti quelli in via da rotatoria a passaggio livello. Poi abbiamo fatto da rotatoria Brancon Montalto a rotatoria centrale, strisce longitudinali e passaggi pedonali. Abbiamo già praticamente
praticamente fatto una mappatura delle strisce da fare con parcheggi e praticamente interesserà tutta la piazza. Quindi stiamo facendo i conteggi della spesa per poi dare l'incarico e di, appunto, di eseguirli. Tengo a precisare che via Costantini sarà interessata ovviamente quando ci sarà la sistemazione del parco. L'incrocio di via Costantini con la statale, quindi lì verrà fatta ovviamente l'assegnazione de stop, e l'asfaltatura di via Cherubini, quella di fronte all'Eurospin, e lì appunto verrà fatto senso unico, praticamente si transiterà da, arrivando da Ostiglia e andando verso, si andrà su via Cherubini andando verso via Costantini, si farà senso unico. E ovviamente le strisce orizzontali, orizzontali. E ovviamente finiremo con via Costantini e l'incrocio della, tutti gli incroci della rotatoria. Ovviamente andremo anche in via Verdi perché è già in mappatura. Adesso non so quanto è il costo dell'intervento, ovviamente stanno facendo i conteggi per appunto. Era in programma comunque, perché effettivamente nel centro della piazza, nelle vie centrali, manca la segnalazione, si vede poco, insomma, ecco. Tengo a precisare anche che abbiamo fatto fare un preventivo per quanto riguarda la segnaletica intermittente di passaggi pedonali lungo il viale della stazione. Abbiamo già il preventivo e probabilmente anche faremo eseguire anche questi. Fine. Prego per la replica. Sì, a me fa piacere che siete sul pezzo. Ciò non toglie che la mia interrogazione sulla rotatoria di via di quella lì, insomma, via Mottella, per comodità, la chiamiamo così, lì la segnaletica, cioè, non c'è. Questo ve lo dico perché è pericoloso quando un'auto transita da lì e un pedone vuole attraversare una strada, non ha alcun tipo di segnaletica né orizzontale né verticale che gli permetta di fare l'attraversamento. E voglio dire, se si può anche lì mettere un'illuminazione, qualcosa, perché i pedoni, te lo dico molto francamente, si fa fatica a vederli, perché a volte ti sbucano e non, cioè, voglio dire, quindi sia, cioè, voglio dire, è lì poi non c'è nulla che segnali eventuali attraversamenti, quindi si fa veramente fatica. Io spero, insomma, che prendiate a cuore questa cosa, perché, cioè, è una cosa importante la sicurezza stradale. Ti dirò, tra virgolette, di più, è che lì c'è già, dovrebbe essere già pronta l'ordinanza per un dissuasore di velocità, arrivando a via Costantini che va dritto alla Mottella, lì ha proprio lì più o meno la rotatoria, perché vanno forte e quelli che escono dalle case a destra, esatto, no, andando verso via Costantini, ce n'è lì, no, intanto lì, arrivando da via Costantini andando alla Mottella, perché sfrecciano, tirano dritti. Mentre arrivando alla Mottella comunque devono per forza rallentare, perché cioè, o vado solo alla rotatoria o devono girare a destra. Invece arrivando a via Costantini, andando alla Mottella, c'è quasi un rettilineo, c'è una piccola semicurva e lì ci metteremo sì, un dissuasore, cioè, un dossetto, insomma, un grosso, sempre che poi resista, perché lì ovviamente un po' di rumore farà nel passaggio. Va bene. Allora